Il mare della Toscana, Marina di Bibbona in provincia di Livorno, dove è andata in scena la 22esima edizione della Costa degli Etruschi Epic, storica gara toscana definita la Marathon del Tirreno. Tirreno che abbiamo appena visto, tanti big al via, una gara che ha sempre il suo fascino, la Costa degli Etruschi Epic, che in questo 2021 è tornata tra l'altro tra gli eventi internazionali, entrando a far parte del calendario UCI, anche se non ancora in quello delle Marathon Series. Intanto qui Marina di Bibbona, abbiamo visto alcune immagini, situata al centro della costa maremmana toscana. Marina di Bibbona è una piccola località di mare apprezzata per la spiaggia sabbiosa, una cittadina medievale, lo vedete dal centro storico caratterizzato da strade lastricate in pietra che si snodano entro il perimetro dell'antico castello e ospita anche alcuni edifici di notevole valore artistico e storico. Mentre scorrono ancora le immagini, siamo qui in studio per raccontarvi la sintesi di questa gara insieme a Martino Fruet. Grazie per aver accettato l'invito di Rai Sport, ben trovato Martino. Grazie a voi, un saluto a tutti, biker e non, siamo qua. A tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, qui intanto siamo ancora sulle immagini di Marina di Bibbona, che ha tra l'altro un entroterra caratterizzato da colline rigogliose, ed è questo il contesto in cui si svilupperà poi anche la gara che andremo fra pochissimo a seguire. Intanto qui i preparativi, c'è stata una conferenza stampa che ha presentato ovviamente questa gara giunta alla 22esima edizione, una gara di lunga tradizione, no Martino, che era però un po' uscita dai radar delle gare internazionali, ora si è riaffacciata verso queste prove. Sì, devo dire che nonostante siano ormai 30 anni che corro, per me è una gara che non è mai stata svolta e quindi di preciso non la conosco, ma mi sono preso delle informazioni al riguardo dai miei colleghi che sono lì a correre, e la zona la conosco bene perché comunque i ritiri faccio inizio stagione in quelle zone lì, diciamo della Maremma, bene o male ci passo un po' dappertutto, e quindi la zona la conosco e sicuramente è una grande tradizione. Purtroppo l'anno scorso è stato l'anno un po' così bypassato da quasi tutti e adesso si ritrovano a voler fare le cose fatte bene, probabilmente avranno anche molte soddisfazioni in futuro, perché comunque uno che organizza 20 anni consecutivi una manifestazione, bisogna dare merito che qualcosa di buono vuol dire che ha sempre fatto, se no avrebbe chiuso prima. Assolutamente, tra l'altro dicevamo di nuovo nel calendario internazionale, mentre qua siamo proprio nelle fasi di preparazione prima della partenza, non nelle Marathon Series, dove l'unica gara italiana in programma è la Hero in Val Gardena, Selva di Gardena, ma questo anche perché il mondo delle ruote artigliate, Martino, sta un po' riformandosi, è prevista anche la nascita del Coppa del Mondo Marathon, quindi insomma è un periodo un po' di transizione. Sì, ma come sempre l'UCI cerca sempre delle alternative, era già stata fatta, però magari a quel tempo lì non era magari il momento giusto. Nel cross country hanno iniziato una volta a fare per riempire il weekend, fare la cronometro, poi l'hanno abbandonata, hanno messo l'XC Eliminator che poi adesso è sotto un'altra organizzazione, adesso hanno trovato questa XCP che comunque la fanno il venerdì, è molto, molto singolare prima della Coppa del Mondo, e chiaramente la Marathon, facendo questi grandissimi numeri così seguita diciamo dalla massa, è giusto che abbia un ruolo importante anche a livello mondiale, quindi un mondiale solo sembrava un po' poca cosa vedendo i numeri di tutti i partenti, quindi è giusto che ci sia qualcosa di importante. Io ribadisco, la mia idea è che comunque è una Coppa del Mondo un po' come anche nello sci, sarebbe bello farla praticamente generale sia con Marathon che con XCC, XC e varie discipline, avendo un overall generale dove tutti possono provare a far tutto e dopo avendo magari la coppa di specialità, questo sarebbe una cosa un po' sicuramente più globale. Intanto qua i tanti partecipanti, un migliaio circa, poco meno, che affronteranno due percorsi, il Marathon internazionale, 72 km per 2000 metri di dislivello, dove al via ci sono tutti i top biker, abbiamo visto la maglia del campione del mondo Paez, ma tanti altri, poi li vedremo durante la gara, e il Classic, l'altro percorso di 48 km per 900 metri di dislivello, con il cuore sempre immerso comunque, entrambe le gare, intanto si parte nel meraviglioso bosco della Magona, un vero paradiso per i biker. Allora qua siamo intanto dietro all'auto per la partenza, spicca ovviamente la maglia del campione del mondo, c'è anche la maglia
di Porro, tricolore, campione italiano. Sì, beh, praticamente quasi tutti, beh, sicuramente tutti gli italiani maratoneti forti ci sono, più molti importanti nomi stranieri. E lo vediamo. Ricordiamo che Paez, anche se è colombiano, di fatto assieme all'altro colombiano Arias Cuervo, corre in Italia, vive in Italia, ragazza in Italia, quindi di fatto è più italiano come atleta È che colombiano. naturalizzato quasi. Sì. E non è solo lui, ci sono tanti altri che corrono per squadre italiane, perché comunque alla fine le squadre italiane nelle marathon sono ben messe, anche perché ci sono tante gare di livello in Italia. Ricordiamo che appunto qua in Italia verrà fatto anche il campionato del mondo quest'autunno. E qui con il 46 Francesco Casagrande, ex pro su strada, un passato dunque da professionista, poi ora con le ruote grasse, professionista che ha vinto anche parecchio dal Sì, e 92 soprattutto al 2005. ricordiamo che non è neanche lui, diciamo, di primo pelo ed è lì davanti a lottare per le posizioni che contano, perché comunque lui è sempre davanti in tutte le gare che ha fatto e comunque ormai 50 anni li ha passati, quindi diciamo che è un grande Eccolo qua atleta. ancora inquadrato, lo ricordiamo a vincere insomma gare importanti, la Freccia Vallone, la Milano-Torino, la classica de San Sebastian, anche la Tirreno Adriatica, il Giro di Svizzera, è stato secondo al Giro d'Italia del 2000, insomma uno che ha fatto tanta roba, no Martino? Tanta roba e sta continuando a fare tanta roba in mountain bike, perché ripeto, tutte le gare che ha fatto negli ultimi anni, e spero di vederlo protagonista anche qua, comunque ha sempre dimostrato di essere competitivo in tutte le Intanto qua discipline. Paez è già al comando, siamo praticamente qui dove c'è il punto di controllo dopo circa 16 km di gara, dove c'è il bivio tra marathon e classici, due percorsi che dicevamo prima, e Paez si è subito portato avanti e dietro però ci sono Sì, tutti i suoi allora più agguerriti avversari. bisogna vedere una cosa qua: se dopo 16 km il gruppo passa compatto come quasi su strada, bisogna capire che non è una gara di mountain bike proprio regolare. Infatti, i primi 10 km sono praticamente Pianeggiante. pianeggianti, perché normalmente nella mountain bike la differenza tra quelli con la gamba buona e quelli che non ce l'hanno viene fuori molto prima dei 16 km. Questa gara qua, chiaramente, per portarsi, diciamo, nell'entroterra dove ci sono poi le parti più tecniche ripide, presenta sempre un tratto più o meno pianeggiante all'inizio, che poi verrà ripetuto da un'altra parte per rientrare sull'arrivo. Quindi questa è un po' la differenza di questa gara. Infatti presumo che la media di questa gara sia molto alta, perché appunto facendo questi 10 più 10, 20 km dei 70 che devono fare, la media la tengono molto alta. E Con quindi 111 Katarzyna Sosna intanto è passata per prima per quanto riguarda le ragazze, poi Annabella Stropparo che vediamo qui con il un'altra 127. come Casagrande Francesco, che comunque ha tanti anni di esperienza alle spalle e nonostante ciò si mette ancora in gioco ed è sempre competitiva anche lei, quindi chapeau, perché comunque avere la mentalità così ancora dopo tanti anni è una cosa da prendere anche come esempio, Martino, specialmente. vedi che avevi ragione, finito il tratto pianeggiante, qua si comincia a salire, si entra nel borgo della Sassa qui per la precisione, Paez già al comando, ma dietro ci sono un po' tutti i suoi avversari, insomma, però già si è sgranato il gruppo. Sì, è chiaro, appena iniziano le salite vere con le pendenze importanti di base vengono fuori subito i valori, perché è un po' come diciamo l'ultima parte di una gara su strada, e nella mountain bike inizia subito, appena iniziano le salite dure tutti subito vogliono fare la selezione, quindi viene fuori abbastanza importante. Di fatto è una lunga cronometro, magari nelle marathon riescono a tenere un po' più il passo, perché comunque quando si presentano salite di 20, 30, 40, 50 minuti, diciamo che non puoi esagerare, però tendenzialmente tendono subito ad andare fuori soglia e fare vedere subito chi ha la gamba, chi non ce l'ha. Comunque vediamo che il gruppo ancora ha Sì, qua si è nutrito. ricompattato un attimo i vari gruppetti, però sono molto meno rispetto al gruppone che abbiamo visto prima. Qua ci sono tutti, Porro, Paez, Rabensteiner, Longo, Cominelli, Casagrande, insomma tutti quelli che si stanno giocando la vittoria in questa Costa degli Etruschi 2021. Qui le immagini dall'alto con il drone e siamo sempre su Paez che sta facendo un po' di forcing, mi pare, no Martino? Sì, a un certo punto dovrebbe esserci questa salita la più lunga, come diceva Tony, che è attorno ai 25 minuti, e lì sicuramente viene fuori chi ha la gamba migliore in salita. Però ricordiamoci sempre che una volta scollinati, se si fanno 25 minuti di salita, c'è sempre da fare una discesa. E da quello che ne so, è una discesa anche molto carina, tecnica, e quindi è molto single track. Quindi
c'è ancora tutto un po' da vedere. Sicuramente Paez ha già dimostrato che vuole fare la corsa e la gamba ce l'ha per farla. Quindi. Costa degli Etruschi 2021, allora qui intanto siamo proprio sulle immagini aeree dei sentieri della Magona, di questo bosco che è un po' il cuore di questa gara. Qui si comincia un po' più a fare sul serio dopo il tratto pianeggiante, dopo i passaggi nei primi borghi. Ora si va insomma sul terreno vero, no, del bikers che fa ruote grasse, ruote artigliate. Sì, adesso qua è sicuramente è salita impegnativa, però vediamo che comunque il fondo è molto scorrevole, è una strada forestale abbastanza liscia, quindi predilige sicuramente gomme scorrevoli con pressioni abbastanza alte e un'andatura perlomeno anche molto fuori sella volendo. Paez non è partito troppo forte, è un 38enne, anche lui insomma comincia ad avere una certa età, non come no, Casagrande, ma insomma anche lui ormai non proprio più di primissimo pelo, come si suol dire in questi casi. Sì, però diciamo che su una gara, specialmente marathon, quella un po' più di resistenza, alla fine vai quasi a guadagnare, ad acquisire un po' di anni rispetto a quando ne hai 20, perché comunque a 20-25 anni tendi sempre un po' a esagerare, sopravvalutare i mezzi, invece dopo l'esperienza e anche le fibre diventano molto più resistenti, quindi su una gara lunga e sui 40 anni guadagni quasi rispetto a quando ne hai 20. Poi forse, come sempre, Paez cercherà di portarsi avanti, soprattutto poi anche nel tratto in salita, anche perché non è un discesista proprio fenomenale, quindi un po' di vantaggio cercherà di prenderselo ora per poi gestirlo nel single track in discesa. Sì, dopo dire che non è fenomenale è sempre un po' paradossale. Diciamo che a livello dei e qua più infatti lo vediamo già affrontare il single track in discesa in questo momento. Intanto è in vantaggio è da solo, quello è già buono. Vuol dire che in salita ce n'aveva. Qua c'è Tony Longo, qua Robin Steiner, il suo compagno di Asquervo, Porro, ha la maglia aperta, quindi presumo che sia una maglia aperta in discesa, vuol dire che era una giornata sicuramente molto calda. E in Casagrande anche qua non è neanche lontano, vediamo che comunque Casagrande sta facendo una buona gara. Sì, sì, ci sono tutti i migliori, assolutamente. Sì, diciamo che a parte Paez che aveva un bel buco, dietro erano ancora abbastanza vicini, qua c'è Righettini. Sì, sì, dai, sono abbastanza vicini, presumo che sia la prima discesa dopo la lunga salita. Esattamente. E adesso c'è un po' da vedere se anche la discesa farà selezioni o magari succederà anche qualche malanno, perché bisogna sapere, è molto probabile che qualche... Tutto può succedere. È abbastanza probabile, sì. Quindi Paez ha fatto il ritmo in salita, si è presentato solitario al comando in questo tratto, poi Longo, Rabensteiner, Arias, Cuervo, Porro, poi dietro Huber, Chiarini, Billy, Casagrande, Ragnoli, insomma un po' tutti, come dicevamo, favoritissimi per quanto riguarda questa prova 2021, ancora su Paez, la maglia iridata, insomma sempre bello portare, no, sulla pelle o quella tricolore di Porro o quella iridata come abbiamo visto prima di Paez, maglie sempre importanti, no, che ti fanno distinguere dai tifosi, pochi causa Covid, ma insomma, no, è sempre bello avere una maglia di campione italiano, di campione del mondo. Sì, comunque la corsa ha preso la sua forma, c'è Paez davanti da solo e dietro questo bel gruppo nutrito che sta cercando di riprenderlo. Sì, sì, assolutamente, quindi dietro Longo, Porro, Squervo, Rabensteiner, insomma sono tutti lì. Qui torniamo invece sul battistrada, su Paez che sembra per il momento aver fatto il vuoto, poi qui Porro che arriva dietro, che ha preso un po' di vantaggio su Arias Cuervo e Longo. E Longo, esattamente. Il super Francesco Casagrande e Jacopo Billy, penso che era l'ultimo del gruppetto. Billy. Chiarini e l'altro era Ragnoli. Sono ancora abbastanza vicini dietro, però siamo ancora più o meno a metà gara, quindi c'è ancora tanto da dire. Comunque i distacchi non sono altissimi. No, vedremo infatti se gli inseguitori riusciranno a avvicinarsi al battistrada, il campione del mondo, il colombiano Paez, che come ricordava anche, intanto siamo al 30° chilometro, come metà, vedete anche dalle immagini, come ricordava Martino, dicevamo Paez che insomma è praticamente italiano, è da tanti anni che corre qui, che si allena qui, insomma vive gran parte dell'anno proprio qui in Italia. Sì, tra l'altro è il primo anno che ha fatto in Italia, ha corso nella mia squadra, la ex Carraro Team, e quindi l'ho conosciuto anche molto bene, e viveva a casa di Andrea Righettini, tanto per dire quanto è piccolo il nostro mondo della mountain bike. Sì, ma è anche bello così. Sì, forse è il bello della mountain bike, a differenza che magari una squadra su strada World Tour
tra corridori e compagni di squadra non si conoscono neanche, perché quello che fa intanto la campagna. Attenzione, perché qua sono passati Porro e Longo, perché appoggio giusto al termine del single track in salita. Si sono ribaltate le posizioni. Dunque, la discesa. Esattamente, quindi Paez e Cuervo ora sono costretti a inseguire, e quindi campione italiano Porro e Longo, Tony Longo, primierotto, classe 84, sono lì a guidare in questo momento. Invece Porro, che era davanti, adesso sta accusando un po', però bisogna anche dire che a difesa di Porro, che è appena sceso da un periodo di altura a Livigno, quindi probabilmente arriva giù da Livigno, dove le temperature erano invernali, e arriva a trovare una giornata estiva. E la paghi un po'. La paghi un po', sei un po' brillante all'inizio, però è possibile che poi col caldo, quando arrivi a una gara di 3 ore, venga fuori anche quello, quindi... Non è che è una visaglia che non sia in forma, è stato davanti, probabilmente il caldo l'ha patito un po' di più degli altri, diciamo. Eccolo qui ancora in quadrato il campione italiano di cui parlavamo, e qui intanto a meno di 10 km dall'arrivo sono terminate anche le asperità più difficili. Troviamo il gruppo degli inseguitori composto da 6 uomini che iniziano a superare i concorrenti nelle retrovie del percorso classico, anche perché poi si sovrappongono un pochino i percorsi. E qua intanto siamo sul terzetto a questo punto, che sta guidando. L'ultimo del terzetto è il campione del mondo Paez, c'è Cuervo e c'è lì a fare l'andatura in questo momento Tony Longo. Tony Longo, diciamo che non sta facendo la cosa giusta, 2 compagni di squadra e si mette davanti a tirare, io starei a ruota tutto il giorno, però chiaramente magari... Adesso si sta ben guardando indietro. Sì, sì. Ma e si mette a ruota, infatti. Penso che... Ti ha sentito? No, probabilmente essendo anche in 3, chiaramente si arriva comunque a podio, quindi è meglio anche aiutarsi, e lui probabilmente sta già pensando che non avrà scampo tra i 2 della stessa squadra, però nel frattempo dà una mano, perché comunque è sempre meglio arrivare a podio che poi farsi prendere da altri 7 dietro e rischiare di far fuori dai 10. Quindi ci sono 2 cose da valutare, cioè la gara per vincerla e la gara per comunque fare un risultato importante. Ah, certo è che tra i 3 al comando sono iniziate le scaramucce per giocarsi la vittoria, però i 2 compagni di squadra giocano d'astuzia, ovviamente fanno gioco d'insieme, Paez e Arias Cuervo. E quindi qua il primo attacco di Paez, che costringe un po' Longo ad inseguire con fa il buco, Cuervo, fa il che buco. Rimane alla sua ruota. Gli ha fatto il buco, così deve chiudere un po', e 2 avrà la vita dura il Tony Longo, e attacca bene, perché ha visto che gli ha fatto il buco il suo compagno, non c'è niente da fare quando rimane in 3 e 2 della stessa squadra. Vediamo se riuscirà a ricucire su Paez Longo, ma se lo farà ovviamente sprecherà anche energie, Martino, questo è chiaro. Bisogna anche vedere quanto manca l'arrivo, potrebbe anche farlo, ma sono convinto che se ce la fare chiudere e poi parte in contropiede Arias Cuervo, perché bene o male alla fine qua vediamo è piatta, e parliamo di famosi soliti. E sta rientrando in questo momento Longo su Paez, è riuscito in qualche modo a ricucire, ma c'è la marcatura stretta di Arias Cuervo, ovviamente. Probabilmente se ha un po' di gamba partirà in contropiede, perché così è sempre Tony Longo quello costretto, chiaro, a chiudere il buco. Chiaro. Sicuramente sarà così, penso che il gioco di squadra, voilà. Eccolo qua, l'abbiamo chiamato a questo punto, dunque Arias Cuervo a scattare quando mancano circa 5 km, Martino, al traguardo, con Longo che a questo punto un po' desiste, direi, insomma, rimane ovviamente alla ruota di Paez per cercare poi di portarsi a casa un podio che è sicuramente importante, soprattutto ad inizio stagione, quantomeno fa morale. Sì, sicuramente, come ho detto prima, però diciamo 5 km sono ancora abbastanza lunghi, potrebbe avere ancora la voglia e la forza di provare a ricucire ancora una volta, però diciamo che il giochetto non può durare per sempre, prima o poi uno di 2 riuscirà ad andare via, perché comunque anche se è piatta adesso si rimetterà davanti, proverà di nuovo a rientrare, però alla fine, come abbiamo visto prima, può ripetersi il giochetto ancora, e quindi bisogna vedere quanta gamba ha ancora Tony per chiudere ancora il buco. Tony Longo con il dorsale 17, con l'1 e la maglia iridata, ovviamente Paez, il colombiano 38enne che ora sta seguendo Longo. Lì davanti c'è però Arias Cuervo, che ha fatto il buco per testare e per provare un po' l'energia ovviamente del Trentino. Tony Longo che non desiste, comunque tiene ancora duro, vedremo come andrà a finire, certo, insomma, come dicevamo con Martino, ce l'avrà davvero molto molto dura con i 2 compagni di squadra che sono facilitati nel gioco per arrivare nelle prime posizioni, per arrivare nelle prime 2 posizioni.
Sì, comunque bisogna dare merito che anche Tony comunque assolutamente ha una efficacia, una costanza, perché stava per richiudere. E qua parte, intanto parte Paez sul cavalcavia, un po' sul trampolino di lancio che lascia lì Longo, supera anche Arias Cuervo, lo lascia sul posto e quindi va. Ci sono altri ciclisti e cicliste che ovviamente sono quelle del circuito, adesso l'ha ripreso, del tracciato classico. Adesso l'ha ripreso, però chiaramente a stare a ruota in pianura, è questo il problema della pianura, no? Che diventa un po' una gara su strada quando rimangono lì. La selezione è stata fatta durante la parte centrale della gara, adesso si sono ritrovati in tre e diventa quasi una gara su strada. Si sono mossi da 10 lode loro. E Tony Longo 10 lode per il coraggio e la forza, perché comunque alla fine è rimasto con loro e ci ha provato, ha fatto quello che ha potuto, però stavolta la squadra fa la differenza. Sì, qua Paez si accoda ad Arias Cuervo, a questo punto la vittoria è loro, non ci sono dubbi, si tratta solo di stabilire chi sarà a vincere, ma io ho un sospetto, visto che la maglia è iridata, insomma, ha un suo plus. I due si stanno dando anche cambi abbastanza regolari per non correre. Diciamo che siamo già sul tratto in asfalto e ci siamo. Penso che non dovrà litigare su chi pagherà la bottiglia a fine serata. Direi di no, infatti. E qui ancora Cuervo davanti, controlla dietro che sia tutto a posto, ma a questo punto Paez si sta già affiancando e parte ovviamente quando mancano ormai poche centinaia di metri dal traguardo, comincia a mettersi in posizione, guarda e ringrazia forse anche Arias Cuervo e va a prendersi ovviamente la vittoria in questa edizione 2001 di questa Marathon del Tirreno. Costa degli Etruschi Epic, va a vincere Paez davanti al compagno di squadra Arias Cuervo. Terzo sarà Tony Longo, autore comunque, come dicevamo con Martino Frodi, un'ottima prestazione che sale sul podio e quindi una bella soddisfazione comunque per il Trentino. Qui la stretta di mano tra i due compagni di squadra, hai visto anche Arias Cuervo alzato le braccia ancora prima di Paez praticamente, quindi insomma un bel gioco di squadra tra i due colombiani. Terzo Tony Longo, che insomma è stato davvero molto bravo, deve ancora arrivare qui sul traguardo, ma ormai anche per lui non ci sono dubbi, podio sicuro. Ormai dopo che ha perso la ruota di Paez ha dovuto sicuramente controllare il rientro da dietro, avrà fatto probabilmente più fatica lui a tenere il terzo posto che i due davanti. Abbiamo visto, quindi terzo posto, eccolo qua, per Tony Longo, autore, ripetiamo, di una bellissima prestazione. Questo è il podio. Allora Paez, Arias Cuervo e poi Tony Longo alla destra dei vostri teleschermi, il Trentino in nero Soudal. E qui vediamo invece Katarzyna Sosna, che nella prova femminile non ha avuto rivali, la lituana della Torpedo Südtirol, prova strepitosa per lei, è preceduto di oltre 6 minuti dalla tesina Sandra Meyerhofer e di quasi 10 Serena Calvetti. E qui vediamo poi l'arrivo anche proprio delle altre. Quarta ha chiuso Chiara Burato, a seguire Claudia Peretti, Costanza Fasolis, Deborah Piana, Annabella Stropparo rimasta indietro, Silvia Scipioni e Sara Mazzorana. Calvetti ha fatto terza. Ed ora siamo pronti, caro Martino, per andare a sentire le interviste a Leonardo Paez e a Katarzyna Sosna. Qui intanto vediamo il podio al femminile con la Sosna con i fiori e la maglia vincitrice. Paez, Sosna, le interviste ai due. Sì, questa gara è molto tattica, molto di aspettare, ma io sapevo che dovevo fare un po' la differenza sulla salita più lunga, ce l'ho fatta. In discesa sapevo che qualcosa perdevo, no? Comunque mi sono rientrati e Porro comunque lui è un grande specialista sulle discese, si è andato via un pochino, poi lo abbiamo ripreso, poi ho avuto un problema in salita e lì è andato un po' via, ma poi sapevo che comunque alla fine non era facile andare da solo, no? Comunque dopo siamo rientrati su di lui. Lui ha avuto qualche problema, non lo so, in una parte e siamo arrivati in tre con Tony Longo e Diego Arias, e così siamo arrivati. Sì, e a me è andata la vittoria, molto contento.
Sì, certo, lui, a parte di essere mio compagno di squadra, è un grande amico e questo penso che fa anche la differenza, no? Lui è un atleta molto forte e quando sta bene riusciamo a fare delle belle gare. È importante avere una squadra, compagni forti che ti portino a arrivare a questi traguardi e sono contento, complimenti anche a lui perché ha fatto una bellissima gara. Io penso che aver fatto il forcing sulla salita lì un po'... abbiamo visto come stavano gli altri, poi sulle salite tecniche lì abbiamo visto che si sono staccati il gruppetto che mi ha ripreso e lì abbiamo capito che bisognava andare via in quattro. Abbiamo perso Porro, ma comunque siamo arrivati quelli che avevamo un po' di più in salita. Poi in pianura, se uno si dà un cambio, qualcosa riesce a tenere che nessuno rientri dietro. Sì, sono molto soddisfatto. Purtroppo ho avuto una brutta caduta e ho preso una bella botta sulla faccia, ancora si vede un po' il segno. E dai, piano piano mi sono ripreso e sono contento di tornare a fare queste bellissime gare come sempre le faccio. L'ho cercata, l'ho fatto tutto per vincere, ho dato massimo, ho fatto degli allenamenti, ringrazio anche il mio allenatore Luca Bramati che mi prepara sempre il miglior modo. Oggi stavo veramente bene, marathon è la mia disciplina, mi diverto, dove c'è da durare fatica a me mi piace e io mi diverto tantissimo. Ringrazio la mia squadra Torpado Südtirol per questa opportunità che posso correre in questo difficile momento, a tutti i sponsor che ci sostengono, complimenti agli organizzatori che hanno organizzato una bellissima manifestazione, tempo come si vede veramente era di un buono spiccio, grazie mille, auguri a tutte le mamme, la dedico alla vittoria a tutte le mamme, quelle che ci sono e quelle che ci guardano dal cielo, grazie a tutti. L'ho cercato non proprio dal subito perché davanti c'erano un po' in pianura, poi dopo è cominciata la salita in falso piano, lì ho cercato di dare più forza possibile e andare via e da lì ho continuato sempre a essere davanti. E sono un po' caduta, però ho cercato sempre di dare massimo e andare avanti gestendo le mie forze. Grazie Martino per essere stato qui al mio fianco. Grazie a voi e arrivederci alla prossima. Grazie anche a Luca Cardin per la collaborazione tecnica, grazie a voi gentili telespettatori.